Grazie alla splendida Monica Carpanese, attrice e sceneggiatrice che è qui con noi questa mattina. Grazie Monica, le donne amano la bellezza e Botticelli in qualche modo le rappresenta in maniera divina, la donna proprio bella con le sue forme. Siamo qui oggi con Monica per parlare di due lavori importantissimi. Intanto grazie per aver scelto il nostro salotto per parlare in anteprima di ciò che accadrà domani, l'uscita nazionale di Do Ut Des, un lavoro al quale tieni particolarmente. Sì, intanto grazie a te perché è sempre molto piacevole stare qui perché si riesce ad aprire anche il cuore oltre che alle porte, alle È una persone. casa, è È il una nostro casa, sì. salotto, quindi si parla, in famiglia parliamo. Sì, domani esce al cinema Do Ut Des, che è un lungometraggio che ho scritto, di cui ho scritto sia il soggetto che la sceneggiatura. Molto particolare, è un revenge movie al femminile, quindi anche un po' violento, perché C'è anche comunque, questo nel eh sì, mondo. Do ut des è proprio io do affinché tu dia, e in questo caso si parla di vendetta. E una vendetta che, insomma, ci auguriamo che non venga mai applicata effettivamente, ma che deve far pensare chi comunque pratica una violenza di genere, che sia verso l'uomo, che sia verso la donna, perché non sono qui a discutere di questo, però il fatto che la violenza purtroppo troppo spesso porta violenza e quindi cerchiamo di eliminarla alla base, Odio ecco. chiama odio, sangue chiama sangue. Vediamo un pezzettino del trailer con Sì, un Enzo piccolo Cannella in trailer. regia, che non ho ancora salutato questa mattina. Enzo Cannella, Alex Zinato, Armando Iacovacci, Luigi Papa in studio con me. Abbiamo anche Agostino Iannone, Andrea Ravazzolo, insomma una bellissima squadra. Allora, vediamo qualche immagine di Do Ut Des. Abbiamo capito, Ma tinte molto forti, sì. eh? Però ci porti a riflettere su tante tematiche. Intanto abbiamo capito che c'è di mezzo una violenza su una donna e C'è di mezzo una purtroppo violenza questi casi sulla donna. stanno aumentando. L'ultimo, quello che è accaduto a Milano, cioè stiamo sentendo delle storie veramente raccapriccianti, orrende. Sì, tra l'altro questa ragazza non subisce solo una violenza fisica. Ogni volta che c'è violenza non è solo fisica dal Sì. mio punto di vista, però lei, visto che in questi tempi magari noi non ne siamo molto vittime perché siamo di una generazione un po' diversa, c'è anche la violenza, il cyberbullismo, Sì. quindi questa è una dei tre protagonisti, diciamo che è un po' una ragnatela a tre questa storia, ha subito, è molto scettica nei confronti degli uomini proprio perché nel passato aveva già subito degli episodi di cyberbullismo, quindi i suoi video sono stati messi in onda, in rete e quindi è una Già ragazza aveva assaggiato molto. questa violenza. Sì, è una ragazza pura, con l'anima pura, che vive in un ambiente purtroppo un po' malato, che è quello della moda di Milano, dove però lei lavora per mantenersi gli studi, Sì. quindi ha una purezza d'animo e cerca di difendersi da tutto ciò. Purtroppo cade all'interno di una ragnatela. E poi c'è un'evoluzione che Che coinvolge non. anche un'altra Sì. donna e che va a. Non sveliamo, però No, in non si qualche può. modo Monica è una donna molto solidale con le altre donne. Sì, sono solidale con le altre donne, ma sono solidali in realtà con chi se lo merita. Non sono,
sono sempre andata molto più d'accordo con gli uomini in realtà in vita mia, ho sempre lavorato molto con loro. Con l'età, diciamo così, colgo un animo molto più profondo nella parte femminile, quindi nella donna e anche non solo nella donna, perché ormai la parte femminile è anche in molti Certo. uomini. Quindi sono poche le donne con cui vado molto d'accordo, però sono nel cuore. Abbiamo visto qualche scatto intanto che scorreva con Enzo Cannella dei protagonisti di questo lungometraggio che sarà proiettato domani. Diamo l'appuntamento così magari se qualcuno Da domani nel volesse circuito vederlo. UCI, Sì. e, diciamo che a Porte di Roma, domani alle ore 20 ci sarà una presentazione ufficiale con Gli gli attori, attori, i certo. giornalisti, insomma, cercheremo di coinvolgere un po' di persone e poi comunque da lì in poi è una proiezione ufficiale all'UCI Cinema, quindi chi vuole venire anche domani alle 20, dove, quando c'è il cast, può venire perché comunque è aperto anche al pubblico. Quali sono i temi che vorresti che il pubblico sentisse in questo film? Perché poi sono tante le tematiche trattate, non soltanto la violenza, il cyberbullismo, i temi più profondi che magari suggeriamo anche ai nostri telespettatori, perché si vanno a toccare tanti aspetti dell'animo umano in questo lavoro. Sì, io nel mio fare cinema, in vari modi, cerco di cogliere sempre l'opportunità di dar voce a qualcuno. Quindi per me il cinema deve avere un obiettivo, non può essere solo puro intrattenimento, non può essere solo puro spettacolo. Quindi in tutti i lavori che faccio cerco di dare voce a qualcuno. Questo qualcuno è la potenziale vittima, che ripeto non deve essere necessariamente una donna, in questo film è una donna. Un essere umano, Un essere certo, umano chiunque. che non sa difendersi, che cade nella rete, che non riesce a distinguere magari effettivamente qual è il male, perché poi il male è sempre molto affascinante, no? Ci sono caduta anch'io, cioè quella ragazza, tutto sommato, non in quei termini, non con quelle modalità, però ero io a 19 anni. Quindi ho sbagliato, ho incontrato delle persone sbagliate e purtroppo questo succede a molte ragazze, ma questo ti segna la vita. Ti segna la vita, se Questo poi tu film non sei però, abbastanza forte da sì, crescere. questo film ti ha aiutato? Sì, mi ha aiutato ad esorcizzare. Allora, un film che io, se l'avessi pensato da zero, non avrebbe fatto parte dei miei progetti. Ti dico la verità. È un film che mi è capitato, mi hanno chiesto, volevano una visione femminile Su questo su questo tema, tema, sì. sulla violenza, sul sesso, perché c'è anche il sesso ovviamente nel film, si parla dell'omosessualità, si parla di tante cose, però io di mio non l'avrei scritto. Mi hanno detto, guarda, vorremmo un film così. Ok, allora l'ho creato da zero, perché da una mini logline che mi hanno dato, chiaramente ho dovuto costruire tutta la storia, poi è stato molto bello, abbiamo girato tra Budapest, Milano, Roma, abbiamo girato molto, ho curato anche la coregia, assieme a Dario Germani. Diciamo io più la regia artistica, lui più la regia Certo. tecnica, essendo attrice, insomma, quello è il mio, invece lui è anche direttore della fotografia, quindi ci siamo un po' divisi i C'è la compiti. massima Esatto, delicatezza e accuratezza in questo c'era bisogno di lungometraggio. una donna anche per trattare delicatamente l'aspetto sessuale che fa parte Certo. di tutto questo. Sì, devo dire che è stata un'esperienza che in qualche modo mi ha aiutato ad esorcizzare e in qualche modo ha chiuso un cerchio della mia vita. È bello, ti senti più leggera, più libera? Sì, perché era rimasta una porta aperta nel mio passato e l'ho chiuso. Ho chiuso quel passato, ho chiuso quella porta e ho ritrovato molta, molta più sicurezza e molta più forza anche in me. Che bella Beh, cosa, bellissimo. ogni Speriamo cosa che si fa dovrebbe aiutarti un che po' a fare un gradino. questo film possa anche aiutare tante amiche che ci stanno guardando Sì, o senza tanti prendere uomini. esattamente esempio No, no, dagli assolutamente. avvenimenti, ma No, dai per concetti. tirare fuori qualcosa magari soffocato, magari tutte sono entrate in contatto con uno stalker nella loro vita, un amico magari un po' più insistente o con la vera e propria violenza. Speriamo che non accadano mai più queste cose così tragiche, però magari si può aiutare, ecco, intanto a sentirsi meno sole. Certo. E già è qualcosa. E poi elaborare, elaborare fino a buttare via, a lasciare andare, no? Come Sì, una barca nell'acqua, via.
via che scorre. Sì. In qualche modo vedo che tutti i lavori che faccio, mi capita di fare, o come attrice, anche già quando facevo teatro, adesso purtroppo dal Covid in poi ho un po' lasciato anche il teatro, tutti i lavori che ho affrontato in qualche modo erano un messaggio per il mio cammino. Certo. O lo trovavo io, non lo so, però c'era piccola qualcosa. Cellula arriva. Doubt Death l'abbiamo approfondito bene.